Grazie e buongiorno a tutti. Cercherò di essere anch'io sintetico, anche se non sarà facile perché il tema è di quelli pressoché inesauribili, perché Pier Francesco Sforza è un ambiente affascinante e infine perché il lavoro fatto è stato davvero molto. Via Francesco Sforza, in Naviglio, in questo tratto, attraversava la città nella sua parte meridionale, più o meno da nord-est verso sud-ovest. Preliminarmente alle verifiche è stato ritenuto opportuno fare un lavoro che, passatemi il termine, definirei di quasi di auscultazione del cuore della città. Questo perché? Perché prima ancora di poter affrontare il tema della riapertura di Naviglio, era necessario in qualche modo un processo conoscitivo, anche umilmente, perché via Francesco Sforza la si dà largamente per scontata, e invece è un luogo che riserva molte sorprese. Riserva sorprese sia per quanto riguarda la qualità urbana di questa parte di città, e riserva sorprese anche per quanto riguarda i luoghi specifici che potrebbero in futuro, anzi che potranno in futuro, dialogare con il Naviglio. L'indagine sulla qualità urbana ci ha permesso di definire via Francesco Sforza come particolarmente significativa, sotto rispetto, l'aspetto qualitativo e emblematica anche da questo punto di vista, per i luoghi della cura, sono presenti la Cagrande, l'Ospedale Maggiore e il Policlinico oggi, come luoghi di lavoro, c'è anche un'interessantissima documentazione iconografica a proposito che riguarda via Laghetto, la Fabbrica del Duomo, la Società Umanitaria, dove siamo ospitati, il Palazzo dei Sindacati, luoghi di istruzione, con l'Università Statale, la Biblioteca Centrale Comunale, luoghi di assistenza, il Collegio per le Fanciulle in difficoltà, fanciulle nobili ma comunque sempre in difficoltà, il Collegio della Guastalla, i luoghi della fede, che qui sono curiosamente ben rappresentati in senso ampio. Abbiamo la sinagoga in via Guastalla, la statua di Giovanni del Comuceno sul ponte di Porta Romana e il Tempio Valdese. All'interno di questo schema è poi possibile nucleare dei rapporti anche con le residenze nobiliari, con i giardini trascorsi che potrebbe essere in qualche modo interessante riattualizzare. Quello del palazzo è un po' più difficile perché il palazzo Valleri è conservato in minimo grado e il palazzo Tribuzio, ahimè, è scomparso. Sotto l'aspetto invece degli ambienti urbani speciali da studiare in rapporto e in dialogo con il Naviglio, e vedremo poi che conseguenze ha nella prima ipotesi di verifica progettuale, sono stati individuati il ponte di Corso di Porta Romana e la statua di San Giovanni nel Comuceno, di cui più avanti parleranno anche Arianna e Marco del Multiverso. Il collegamento, il percorso di collegamento tra via Festa del Perdono e il Policlinico, il ponte della Cagranda e il giardino della Guastalla, che praticamente lo fronteggia, diciamo, sulla sinistra attraversando il vecchio ponte e la zaina distante, il ponte di via Laghetto e la via Laghetto, che sono particolarmente legate alle memorie del lavoro, alla fabbrica del Duomo, eccetera, e il giardino di Palazzo Solmani Andreani Berri, oggi Biblioteca Centrale Comunale, il tratto antistante di Alzaia. Infine, una particolare attenzione, perché era un luogo urbano molto bello, è stata dedicata a una possibile riattualizzazione del fronte degli spazi della Biblioteca Comunale, nell'ambito appunto del progetto generale. Detto ciò, cercate quindi di farsi un'idea abbastanza approfondita della parte di città in questione, la verifica di fattibilità si è articolata in cinque parti, cui le prime sono state in qualche modo già avviate e in parte anche esaurite, le altre sono in itinere. La prima è una verifica di carattere tecnico, architettonico e idraulico, la seconda urbanistico-viabilistica, la terza paesaggistico-ambientale, qui vedete solo raffigurate delle, in realtà è più ampia, anche se vedete raffigurate solo delle immagini della vegetazione, la quarta storico-archeologica
e la quinta, immagine urbana e comunicazione. Potrebbe sorprendere vedere la storica archeologica posizionata al quarto posto, poi cercherò di spiegare perché abbiamo ritenuto di posporla. Allora, la prima verifica, diciamo la verifica fondamentale, era quella del accurato che siamo certi della possibilità di riempire il naviglio, cercare di capire con la maggiore esattezza possibile dove e come riempirlo. Oltretutto questo è un lavoro che ci permette anche di sciogliere una questione etimologica, giustamente suggerita da Emilio Battisti, che riguarda il termine stesso che utilizziamo, perché è vero che adesso ci siamo tutti largamente intesi sul termine riapertura, ma questa riapertura quella potremmo declinare in vari modi, cioè ridefinizione, ricreazione, rivelazione, eccetera. Il lavoro che è stato condotto per la verifica tecnica di Trabia, conseguenza di architettonica, è stato un lavoro tecnico. Adesso per sommi capi, perché entrare nel dettaglio sarebbe veramente molto lungo, quello che è stato fatto è stato un lavoro di individuazione di sezioni stradali da rilevare, rilevare queste sezioni attuali, studiare la trampone di documenti messi a disposizione nell'ambito del nostro gruppo, piante storiche, rilievi, eccetera, tutto quello che era disponibile sul vecchio tracciato dei bambini, provare a ricostruire attraverso queste sezioni storiche quali dovesse essere la caratteristica dimensionale dei navigli, sovrapporre gli stati di rilevati delle sezioni ricostruite, arrivare finalmente ad individuare il tracciato, il probabile tracciato storico del canale e su questo decidere cosa fare, cioè individuare il nuovo tracciato del canale. Anche questo è stato un lavoro molto interessante e pieno di sorprese piacevoli, devo dire. Sorpresa piacevole è stato l'intenso lavoro condotto in interlocuzione continua, in dialogo con la parte di specialisti idraulici, dell'ingegnere idraulico del nostro gruppo, che ci ha permesso di appurare che il fondo canale attuale, quello che viene interrato, è riutilizzabile con la stessa